Torino, 4-6 dicembre 2014. La metrologia italiana celebra 80 anni dalla fondazione dell'Istituto Elettrotecnico Galileo Ferraris. La metrologia è la scienza delle misure. Il suo compito è la ricerca di un linguaggio comune e condiviso. Tale obiettivo viene sancito nel 1875 dalla Convenzione del Metro. L'Italia è tra i 17 paesi firmatari di questo trattato internazionale. Ha così inizio la metrologia moderna, che nel tempo è divenuta sempre più fondamentale per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica. Nel 2014 la metrologia italiana ha festeggiato 80 anni dalla fondazione a Torino dell'Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris. L'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, INRIM, erede del Galileo Ferraris, ha celebrato l'anniversario con un convegno internazionale tenutosi dal 4 al 6 dicembre. La storia, che ha come protagonisti Torino e la scienza delle misure, è in realtà molto più antica. Affonda le sue radici nella seconda metà del XIX secolo e trae la sua origine da un evento traumatico: il trasferimento della capitale del nuovo Regno d'Italia dalla città sabauda a Firenze nel 1865. Torino reagisce alla perdita del proprio ruolo politico dandosi una nuova identità. Un'apposita commissione decide la trasformazione della città in metropoli industriale, sul modello inglese. Il comune rivolge un appello agli industriali esteri e nazionali, invitandoli a trasferirsi a Torino. Promette tasse contenute e fornitura di energia a basso costo. L'iniziativa ha successo. Nel giro di qualche decennio, ministeri e ambasciate lasciano il posto a opifici e officine. In questa fase di forte sviluppo industriale, diviene fondamentale il contributo della metrologia a supporto dell'innovazione tecnologica. Anche la scienza delle misure è in evoluzione. In Italia, nel 1861, viene adottato il sistema metrico decimale, già operativo in Francia dal 1795. Il 20 maggio del 1875, a Parigi, 17 paesi, tra cui l'Italia, siglano la Convenzione del Metro, che pone le basi del sistema internazionale delle unità di misura e fonda un organismo permanente con il compito di assicurare l'uniformità di ogni misurazione. Il Bureau International des Poids et Mesures, BIPM. L'obiettivo è trovare un linguaggio comune e condiviso sia nella scienza sia nelle attività produttive e commerciali che si vanno intensificando nella seconda metà dell'Ottocento, negli anni della cosiddetta seconda rivoluzione industriale. I paesi più avanzati si dotano intanto di istituti metrologici. In Germania, ad esempio, nasce la Physikalische Technische Bundesanstalt, PTB. In Gran Bretagna, nel 1899, viene fondato il National Physical Laboratory, NPL. Nel 1901 gli Stati Uniti istituiscono il National Bureau of Standards, NBS, divenuto National Institute of Standards and Technology nel 1990. Scoperte e invenzioni risolvono i problemi che la nascente industria viene ponendo. L'Ottocento è il secolo delle applicazioni dell'elettricità. Sensibile anche agli aspetti metrologici, già nel 1882 Galileo Ferraris proponeva la creazione di laboratori che provvedessero alla conservazione e alla riproduzione dei campioni per le misure elettriche. Con l'intento di creare un centro di studi volto a integrare l'opera dei laboratori universitari e a sostenere le necessità dell'industria, l'idea viene ripresa nel 1929 da Giancarlo Vallauri, professore al Politecnico e successore di Galileo Ferraris nella direzione della Scuola di Elettrotecnica. Grazie al mecenatismo della Società Idroelettrica Piemonte, SIP, che stanzia 10 milioni di lire, viene subito avviata la costruzione dell'Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris, su un terreno messo a disposizione dal Comune di Torino.
Vallauri, che rivestirà poi anche la carica di ammiraglio e sarà alla guida della SIP, della EIAR e del CNR, ne è il primo presidente. La nascita dell'istituto è sancita da un regio decreto legge del 4 ottobre 1934. L'inaugurazione avviene l'anno successivo, il 29 settembre del 1935. Alle attività dell'Istituto Galileo Ferraris, che si vanno via via ampliando, dalla metrologia elettrica alla misura del tempo, all'ottica, alla fotometria, all'acustica e allo studio dei materiali, si affiancano negli anni 50 del XX secolo quelle degli istituti dinamometrico e termometrico del CNR. Nel 1968 la metrologia delle grandezze meccaniche e termiche viene riunita in un nuovo istituto dedicato a Gustavo Colonnetti, uno dei fautori di questa iniziativa. Ingegnere e matematico, Colonnetti è stato il più giovane rettore del Politecnico di Torino. Con il suo rifiuto di aderire al partito negli anni del fascismo, perde dapprima la cattedra e in seguito è addirittura costretto ad espatriare in Svizzera per sfuggire alle persecuzioni politiche. Nel 2006 l'Istituto Galileo Ferraris e il Colonnetti confluiscono in un unico centro di ricerca, l'INRIM, l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica. Il nuovo ente si estende su una superficie di 125.000 metri quadrati nella zona sud di Torino. Comprende 20 edifici dotati di strumentazione scientifica all'avanguardia. Oggi all'INRIM lavorano oltre 200 ricercatori impegnati in attività che spaziano dai tradizionali ambiti della metrologia fisica alle nuove metrologie, con applicazioni rilevanti nella chimica, nelle scienze per la salute, nella tracciabilità alimentare, nelle nanotecnologie e in campo energetico. Non mancano ricerche di frontiera, come gli studi sugli orologi atomici di ultima generazione o i contributi alla ridefinizione delle unità di misura del sistema internazionale, in corso da qualche tempo ad opera della comunità metrologica mondiale. Di grande interesse è il progetto che vede l'INRIM coinvolto nella realizzazione di network in fibra ottica che attraversano l'Europa per trasmettere, da un paese all'altro, i segnali di sincronizzazione del tempo universale con precisione e stabilità superiori a quelle raggiunte con i metodi satellitari. Non va infine dimenticata la collaborazione dell'Istituto al progetto Galileo, che nel prossimo futuro assicurerà all'Europa un sistema autonomo di navigazione satellitare, cioè un'alternativa ai sistemi militari oggi esistenti come l'americano GPS. L'edificio storico del vecchio Istituto Elettrotecnico non è stato dimenticato. Ospita oggi una biblioteca storica e accoglierà presto un museo di strumenti risalenti al periodo compreso tra 800 e primo 900. Alcuni di essi sono stati realizzati, manipolati o studiati dallo stesso Galileo Ferraris.